Sopravvissuti e sopravvissute, bentornati su Ark Survival Evolved. Allora, non so bene cosa farò in questo episodio, però mi sono riattrezzato all'incirca, non ho ancora tutto completo, ma il fucile, i narcotici, tutte le varie cose ce le ho. Perciò stavo ipotizzando di poter andare a farmi un giretto. Però stavo pensando, scusate, io sono arrivato e sono morto all'altezza di longitudine 85 e latitudine 90, 40. Volevo provare ad andare ancora più a nord usando la barca. Non sapendo quello che troverò, mi attrezzo e parto. E niente, decido di partire e si alza la nebbia. Vabbè, in tutto ciò ho preso un po' di bacche, un po' di carne e un po' di cose per sostituirmi, ripararmi le armi e un cambio perché non si sa mai. Carne, ma carne ne ho abbastanza? Direi di sì. Quindi andiamo alle ciance e partiamo verso nuovi lidi. Ci vorrà una vita, sappiatelo. One eternity later. Ok, siamo quasi arrivati in zona della nostra morte con Sarcosuga. E vedo delle montagne. L'altra volta non ci ho fatto caso, ero troppo impegnato a non incazzarmi per essere morto. Tutto quanto potevo costruirmi un letto sopra la barca, eh? Adesso troviamo una zona abbastanza tranquilla e ci costruiamo un letto, così nel caso di respawn non sarebbe male essere già qua. Ok, la morte mia è stata qua. Non penso ci saranno ancora le cose, anzi, ne dubito. Però tenere sotto controllo dall'acqua, perché l'altra volta dall'alto, dal nulla, senza che me ne accorgessi, è stato fuori un Baryonyx, un Baryonice. Eccolo là, il Baryonice dell'ostia. Non ricordo cosa mi serve per fare il letto. Ok, la zona mi sembra abbastanza tranquilla. Dico abbastanza perché non si sa mai. Adesso controlliamo cosa mi serve per farmi un letto. Appena lo trovo, non mi ricordo mai dov'è. Magari l'ho anche passato, ma non me lo ricordo. Sicuramente mi servirà la pelle. Ma io il letto l'ho mai ricercato? Domanda da 1 milione di dollari. Uno può stare in pace 10 secondi. Mi serve la pelle. Cominciamo ad andare un po' più avanti.
Per esempio, se noi ci piazziamo qua. Ci sono i dodo, perfetto. Se mangia la butto tranquilla. Se abbiamo un po' di paglia e la pelle dei dodo. Adesso prendiamoci prima di tutto la pelle dei dodo. Carnotauro. Pelle mi serve abbastanza. Prendiamoci un po' di legna. E entriamo un attimo sulla barca. Facciamo il letto. Penso che mi basti. Perché non mi ricordo più il letto, infatti. Mettiamo qua di sopra. Ok. Così almeno se dovessimo morire possiamo recuperare cose abbastanza in fretta. In realtà qui a me è sembrato di vedere un carno. Andiamo avanti, aspettate, facciamo così. Facciamo un altro po' di carne che non fa mai male e andiamo avanti la nostra esplorazione attorno all'isola, che oggi sarà un'esplorazione di circumnavigazione dell'isola. Che non avendola ancora vista tutta dovrei finire di esplorarla esternamente e dopodiché passare all'interno, anche per utilizzare il pteranodonte e tutte le robe. One hour later. Capito, vuoi lasciare la barca. L'Argentavis, l'aquila c'è qua. Oddio, gli scorpioni. Forse è meglio stare attenti e circumnavigare l'isola. Gli scorpioni. Raptor. Orco due, quanta gente rompipalle che c'è. Ostia. Tigri, raptor.
Argentavis, Carnotauro. Alto Carnotauro. Leodonte. Quest'isola è un casino. Quest'isola vuol dire, mettere il piede qua sopra vuol dire o sei attrezzato bene e te la cavi, o se no è morte certa. No buono. Guarda, curioso di questa struttura qua, è un vecchio ponte. C'è una grotta là però anche. Ma chi che vince fra le Argentavis e le Tigri? Dimmi con l'Argentavis davvero. Sa che vinco l'Argentavis. Quello è l'altro Carno. Isola di Carno, Tauri, dei Raptor e Argentavis. Vabbè, anche gli scorpioni. No, quella montagna penso che sia quella che ho visto l'altra volta, da lontano. Te pareva. C'è un coso blu. Vuoi andare a prenderlo? Sarebbe bello andare a prenderlo senza morire. Non proprio una cosa così facilissima, però vabbè. Ok, quest'isola sarà un casino, dovrò provarmi bene per andare lì sopra. C'è una zona di sbarco, c'è, perché questa qua mi sembra quella più tranquilla dove non ci siano... esseri che vogliono ammazzarti in 10 secondi e mezzo. Che se forse l'ho visto una tigre, è infatti tigre. Vabbè. Megalodonti, cioè qua proprio tutto, cioè tutto quello che può ucciderti c'è su quest'isola. Prima di allontanarmi del tutto dall'isola, devo capire una cosa. Ok, ostia, ma è ancora lunga da navigare. Vabbè. Ma poi c'è fondale sabbioso. Vediamo. Vado verso la terraferma. Comunque quell'isola è molto molto interessante. Qua Dodo. Potrei prendere i Dodo. Nel senso che mi serve la pelle. Sbarchiamo.
Quanti che ce ne sono? Porco diez. Guida, guida. Maledetti. Mi hanno anche avvelenato. Stanno seguendo. Vabbè, i megalodonti sono contenti, me la mangeranno.